Buongiorno amici, gagliardetti e bugie, da dove vogliamo iniziare? Ditemi voi perché stamattina c'è tanto di cui parlare. Io inizierei dalle bugie perché è la parte più divertente del video di stamattina. Allora, come sapete bene, sulla Gazzetta dello Sport era uscito ieri questo titolone di questa pace fatta fra Spalletti che si era genuflesso davanti allo strapotere dell'Inter chiedendo scusa, chiarimenti per quanto riguardava le parole sulla telefonata degli ultra. Ricordate benissimo quando lui disse io basta riattaccare il telefono, ok? E la Gazzetta ieri aveva scritto pace fatta, Spalletti Inzaghi squilla il telefono, così il CT si spiega e l'Inter apprezza, no? Diciamo l'Inter che comanda tutto dice finalmente ti sei venuto a scusare per quelle parole. Ecco, questo articolo firmato da tal Conticello e Stoppini sono due che secondo me dovrebbero in primis andare sotto un ponte, perché non è il loro mestiere, dovrebbe essergli stracciato il patentino alla giornalista, e seconda cosa, se la Gazzetta fosse giornale normale li licenzierebbe con due calci nel culo. Perché questi due hanno raccontato una bella bugia in prima pagina e poi ci hanno dedicato anche delle pagine all'interno su questo giornale che sembra più oramai un giornale di regime totalitario a favore dell'Inter più che un giornale sportivo, anzi è un giornale di un regime totalitario. Ci avevano raccontato questa genuflessione di Spalletti nei confronti di Marotta e dell'Inter, che l'Inter apprezza che Spalletti ha chiesto scusa. Peccato che poi ieri Spalletti abbia dichiarato altre cose. Ieri Spalletti ha dichiarato: io non devo chiedere scusa a nessuno per quanto riguarda la situazione Inter. Perciò ha negato completamente che ci sia stata questa telefonata che paventavano questi due geni della lampada, Conticello e Stoppini. Mi raccomando, mettetevi, scriveteveli bene, Conticello e Stoppini, che hanno anche due nomi da comici, effettivamente sono dei comici. Perciò Spalletti dice: io non devo chiedere niente a nessuno, ho solo risposto a una domanda su come mi comporto io in certe situazioni. E chiude la cosa. Ennesima figura di merda iper mega galattica della Gazzetta dello Sport, che mai ce ne fosse bisogno, ha raggiunto forse uno dei punti più bassi da quando esiste. La gestione Cairo è praticamente una gestione di regime, ma sappiamo benissimo Cairo chi è. È inutile sottolinearlo di nuovo, sappiamo bene da dove viene, cosa ha fatto, eccetera, eccetera, eccetera. Sappiamo anche che per l'odio che prova per quanto riguarda la Juve ha messo in mano il giornale che una volta era il giornale più apprezzato a livello sportivo, che oggi è un giornale al limite del fallimento, diventato il giornaletto di regime dell'Internazionale di Milano. Ecco, questo è quello che spetta a chi non sa fare il proprio mestiere, il fallimento. Ok, la Gazzetta è sulla buona strada, come DAZN. Vedete, DAZN si parlava di 4.000, 5.000, 6.000 disdette. Ieri si è venuto a sapere che sono 2.300.000, 2.400.000 i numeri persi da DAZN in un anno. In un anno, ne sono passati due. Io penso che hanno perso almeno 4-5 milioni di abbonati. Almeno. Però siccome poi viviamo sotto un regime e certe volte anche gli juventini stolti ci cascano, ecco che poi l'unica cosa giusta è fatta dal tifo juventino, cioè quello delle disdette, l'unica lotta giusta fatta dal tifo juventino è quella delle disdette, deve essere per forza sminuita, come per dire: no, ma questi sono quattro stupidi che fanno, vogliono fare, ma poi alla fine non faranno niente, in modo tale da alleggerire e ammorbidire la situazione. E invece no, noi siamo andati avanti imperterriti e ora stiamo facendo malissimo sia al sistema calcio che al sistema televisivo. Continuate, ma non solo per quanto riguarda DAZN, anche per Sky, Mediaset, boicottate. Ecco, perciò questa è la stampa italiana, questo è il giornalismo italiano, figura di merda epocale. Vabbè, tanto poi figurati se qualcuno si scuserà. I due gioppini qui, le due teste di minchia, Conticello e Stoppini, continueranno a scrivere minchiate e andiamo avanti così. Seconda bella cosa di oggi, questa mi fa ridere perché ieri durante un servizio di un'intervista a Melillo, che è
il PM l'antimafia, tal Melillo, chiameremo così, è apparso nel suo ufficio miracolosamente, l'ennesima prova che questi oramai hanno le mani in pasta ovunque. È uscito il fuori il gagliardetto, come vedete qui nell'immagine che vi propongo, gagliardetto di quale squadra? Dell'Internazionale di Milano. Ma ragazzi, io penso che le inquadrature, il telefonino, la cover dell'Inter, il gagliardetto dell'Inter, siano dei segnali. Io penso che questi siano dei segnali mafiosi, atti a intimidire chi dice qualcosa contro l'Inter, a dire noi siamo ovunque. Lo avete visto al Senato, la presentazione di Testa d'Uovo, del libro di Testa d'Uovo, con tanto di La Russa e compagnia cantante, con qualche politico che ha detto il Senato sembra l'Inter Club, per poi arrivare fino alla giustizia con il PM di Milano, con l'ufficio, con tutte le maglie dell'Inter, i gagliardetti dell'Inter, tutto quello che c'è, la cover durante la conferenza stampa dell'Inter. Adesso arriviamo a Melillo, che è procuratore dell'antimafia, con il gagliardetto della squadra del cuore, che guarda caso è l'Inter. Ora, lo ripeto, io, mettetevi, cari interisti, cari ratti, cari pignoratti, fate un po' come le volete voi, tanto adesso siete anche ndranghetisti, mettetevi nei nostri panni, giratelo al contrario, immaginate voi quello che vi è successo, no? Con i dirigenti della Juve, giocatori, vicepresidente, presidente, allenatore, che parlavano con gli ultra, che erano immischiati con l'andrangheta e che oltretutto ci sono scappati morti, che gestivano insieme ai tifosi i biglietti, con il PM che dice l'Inter finanziava gli ultra, con il PM della Procura di Torino che aveva l'ufficio tappezzato di bianconero con la foto di Platini, Scirea e compagnia cantante, con il procuratore dell'antimafia che nell'ufficio aveva beatamente lo stemma al gagliardetto della Juve. Cosa avreste pensato? Cosa avreste pensato se il capo degli arbitri beatamente era nella tribuna VIP dello Juventus Stadium col braccialetto della Juve e l'auricolare vicino a tutti gli altri dirigenti della Juve? Cosa avreste pensato se il capo degli arbitri avesse fatto la conferenza stampa di presentazione dell'annata arbitrale con il presidente della Juve? No, io vi chiedo a voi, mettetevi, girate la frittata. Che cosa avreste pensato? Che era tutto normale? Vi ricordiamo che Moggi è stato radiato, la Juve è mandata in Serie B per delle bazzecole in confronto a queste. Per delle bazzecole. Perché qua stiamo parlando proprio di criminalità. Questa è proprio criminalità appurata. Perché ci sono anche le intercettazioni. E ci sono anche le indagini. Indagini che risalgono a 4-5 anni fa. Questa è criminalità. Cioè voi di regola dal calcio dovreste essere radiati. Non dovreste esistere più. E invece, è tutto a posto. È tutto a posto perché voi dovete forzatamente far passare, insieme ai giornali, alle televisioni, tutto quello che ce n'è dietro, dovete far passare la cosa come una cosa normale, quando normale non è, perché se ci fosse giustizia, sia a livello giustizia ordinaria, sia a livello giustizia sportiva, una telefonata di Zanetti che dice attenzione che su di voi ci sono delle intercettazioni, ci sono delle situazioni che vi possono, dalla procura, che vi stanno indagando, Zanetti andava dentro. Se era un paese normale, Zanetti andava arrestato. Se c'era della giustizia sportiva dopo questa cosa qua, non bisognava né dire né A né B. Voi quest'anno dovete andare direttamente in Serie B, in Serie C, radiati. Invece no, siamo in Italia. In Italia voi siete sempre gli impuniti da quando siete nati, dai caffè di Herrera per il doping fino ad oggi con l'andrangheta, che non è andrangheta in questo caso della curva, ma questo è proprio andrangheta a 360 gradi. E niente, voi rimanete sempre impuniti. Vi salverete con la solita multina o la prescrizione, perché magari porterete avanti la cosa ad libitum fino a che poi non andrà in prescrizione. E andiamo avanti così. Intanto i PM c'hanno gli stemmi dell'Inter, i procuratori dell'antimafia c'hanno gli stemmi dell'Inter degli uffici, ed è tutto normale. Ovviamente io mi meraviglio di quei decerebrati di altre tifoserie, e non riguarda quelli del Milan che finalmente hanno capito dov'è il male del calcio, dopo anni l'hanno capito. Mi rivolgo a quei decerebrati dei napolesi e dei Riomers che ancora non capiscono il punto della situazione dov'è. Loro hanno la malattia anti-juventina e purtroppo quelli sono cervelli bacati, non riusciranno mai e poi mai a ragionare su queste cose. Amici, vi ho fatto l'ennesimo esempio dello schifo che ci circonda. Andiamo avanti, aspettiamo adesso le carte che arriveranno a Chinotto Chinè e poi la multina da 3.000 euro e chiuderanno tutto in bellezza. Con questo è tutto,
Mi raccomando, like e iscrizione al canale e cuoricino, iscrizione al canale TikTok. Fino alla fine, forza Juve, ci vediamo domani per un altro video. Buona giornata.